Quel 13 maggio, non lontano dalla porta di bronzo, un assassino è là, nascosto nella folla multicolore come un serpente tra i fiori. E mentre Giovanni Paolo II porge ai genitori una bambina che ha appena benedetto, l'assassino impugna la sua pistola e spara. Gravemente ferito, cade tra le braccia del suo segretario, ma la sua grande veste bianca non lascia vedere le ferite. Si corre verso un'ambulanza che subito però viene abbandonata per un'altra più attrezzata. L'autista raggiunge il lontano policlinico Gemelli in 8 minuti. Uno dei suoi complici sarà arrestato poco dopo. Al suo processo, che si concluderà con la condanna all'ergastolo, dirà poche cose, ma poi parlerà tanto che l'inchiesta sui suoi mandanti e complici non è ancora chiusa. Il perdono che ristabilisce il peccatore nella sua dignità di uomo, il perdono cristiano che è una sorta di utilizzo privato del dogma sublime della comunione dei santi, in cui la vittima si priva dei suoi meriti a beneficio del colpevole penitente. E se il Papa ha voluto che questo perdono fosse pubblico, è senza dubbio per salvare la vita del suo attentatore, facendo sapere che il pericoloso segreto di cui era portatore era ormai condiviso.